Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuder e ragazzi, mamma mia, quante ne stanno succedendo in queste ultime ore di Fortnite. Innanzitutto ragazzi, anche io, come voi, sono molto deluso perché ci aspettavamo tutti l'arrivo questa mattina alle ore 10 della patch 5.40 che avrebbe portato appunto la nuovissima modalità High Stakes, la possibilità di sbloccare la skin Wildcard e tutte le ricompense che abbiamo visto nei due nostri video precedenti. Purtroppo, ragazzi, non è stato così, quindi è molto probabile che stiano terminando il Summer Skirmish per poi aspettare giovedì in modo da far arrivare appunto la patch, cosa che tra virgolette a me non è assolutamente che va male come cosa, perché io sarò a casa giovedì e quindi potremo seguire la patch, ragazzi, in tempo reale, proprio senza abbandonarla per un secondo. Ma oggi, ragazzi, parliamo di una curiosità molto interessante che forse non tutti sanno. E devo ringraziare il nostro ninja di Catanzaro per avermela girata e poi il mio gruppo di leakers per aver approfondito l'argomento. Ragazzi, ovviamente non potevamo non parlare di Kubo. Ci è stato detto, ragazzi, che il Kubo sembrerebbe stia di prepotenza avvicinandosi a Pinnacoli. E potrebbe essere proprio Pinnacoli la city dove rilascerà la sua terza runa, ragazzi. Andremo a vederla assieme, ovviamente. Chi lo sa, solo con il tempo potremo sapere alla fine poi queste rune che verranno stampate sul terreno che cosa faranno, che fenomeno paranormale daranno vita. Oggi però, ragazzi, volevo farvi vedere un'immagine che vi lascerà a bocca aperta. Siete pronti? 3, 2, 1, Scrubu! Guardalo qua, ragazzi, è stato trovato prot! Un cubo! È stato trovato, ragazzi, un cubo vero in Danimarca, delle dimensioni enormi, è enorme, ragazzi, è un cubo veramente grandissimo che, come vedete, ragazzi, anche in altre immagini è veramente grande come un edificio, non ha nulla nulla di che invidiare ad un edificio. E molti diranno: "Oh mio Dio, c'è il cubo! Come il burger, come la fake news della testa di tomato che poi in realtà non è mai esistita." Allora, ragazzi, allora, il cubo in realtà esiste, esiste da tantissimo. Questo cubo non è altro che un come dire, un polo dove c'è il Museo della Scienza della Danimarca, ragazzi. È appunto un edificio che serve per spiegare appunto la scienza ai visitatori, soprattutto anche ai bambini. Fanno tantissime attività per quello che riguarda i bambini, attività di gruppo, attività che serve appunto per insegnare la scienza in ogni sua forma, anche in maniera divertente. Ma c'è, ragazzi, una cosa molto interessante, o comunque potrebbe semplicemente essere un caso, che associa questo cubone cubazzo, azzo, azzo, con il nostro cubazzo azzo di Fortnite. Il cubo, ragazzi, della scienza della Danimarca è stato fondato esattamente nel 2000. 2000, ragazzi, vi ricordo, è anche l'anno in cui è stato rilasciato Rune, il videogioco appunto pubblicato da Epic Games, che va a riprendere in poche parole tutta la trama della stagione numero 5 di Fortnite. Potrebbe tranquillamente essere un caso. Sappiamo, ragazzi, che però la Finlandia, patria di Epic Games, e la Danimarca sono comunque così, sono cue camicia, un pochettino come i bucatini con la matricia, nel senso, sono cose che viaggiano insieme. Sicuramente, ragazzi, potrebbe non avere nessuna connessione con il nostro cubo. Era però un'informazione molto interessante che sicuramente andava la pena di essere citata.
Ovviamente siamo tutti qua in attesa di scoprire che cosa farà il nostro cubo preferito di Fortnite. Speriamo che prestissimo arriveranno anche le sfide della modalità High Stakes. Ma per adesso vi mando un abbraccio grande, un bacione, noi ci vediamo presto. Ciao!